Insieme per Saione, questo è il nome della prima iniziativa sostenuta dallo sportello di ascolto virtuale Ascoltando Saione, un gruppo di liberi cittadini composto da residenti e commercianti della zona desiderosi di sensibilizzare la città a temi legati all'ambiente e alla salvaguardia del patrimonio pubblico. Questa iniziativa nasce da un'idea di Giulia Perucchio, una cittadina di questo quartiere, che poi ha messo insieme tutta una serie di persone, sempre tutti liberi cittadini, che hanno in qualche modo manifestato un'esigenza, l'esigenza di far parte di una comunità, di dare vita ad un gruppo di persone che in qualche modo potessero ascoltare i bisogni delle altre persone e potessero agire per risolvere qualche piccolo problema. Un'iniziativa libera, spontanea e svincolata da colori politici, come hanno tenuto a sottolineare gli organizzatori, che mira a mettere i cittadini in rete l'uno con l'altro. Questo gruppo pensavamo di costituirci come comitato, però per adesso siamo semplicemente un gruppo che è in contatto tramite cellulare, Facebook. Siamo all'incirca una trentina di persone, il numero varia. E quello che cerchiamo di fare è semplicemente di portare a noi più persone che possono avere altre idee. Quindi siamo aperti a tutte le proposte e piano piano cercheremo di fare qualcosa. Piazza Zucchi, via Arno, via Ticino, via Archiano, via Guelfa, piazza Saione ed infine via Vittorio Veneto sono solo alcune delle strade ripulite dai semplici cittadini armati di scopa, paletta e sacchi della spazzatura. Questa qui è stata la prima iniziativa che abbiamo fatto di pulizia delle strade. Cercheremo di fare questa cosa qui più frequentemente e l'idea poi sarebbe quella di dare vita a qualche iniziativa all'interno del quartiere, quindi non lo so, qualche cena nelle strade, altre iniziative di pulizia, raccolte fondi e poi vedremo. A sostenere l'iniziativa anche l'Associazione Culturale del Bangladesh, che per il primo incontro ha devoluto i fondi per l'acquisto dei guanti e fornito il materiale necessario alla pulizia delle strade. E quello che vogliamo fare è anche sensibilizzare le istituzioni ad un problema, il problema di una sofferenza di un quartiere che in qualche modo è marginalizzato, si sente abbandonato, è stato preda di anche speculazioni mediatiche che lo hanno additato come l'unico punto dove c'è degrado. E questo in qualche modo non è proprio così.